Presidente Sebastiani, deluso per questo pareggio, deluso per questo quinto posto, insomma, che vi costringe a scendere in campo già il 1° maggio? Sì, ci costringe a scendere in campo, però poi alla fine magari non fermarsi può essere anche un aspetto positivo. Guardiamola dal punto di vista positivo, sicuramente oggi c'è delusione perché dal pensare a possibile terzo posto, arrivare quinti con una partita così, sicuramente c'è un po' di delusione. Nel primo tempo abbiamo fatto non bene, nel secondo tempo abbiamo avuto la fortuna, la bravura di andare in vantaggio subito. Si poteva sicuramente capitalizzare meglio alcune palle gol che abbiamo avuto, non l'abbiamo fatto e quindi poi c'è la beffa del pareggio. Si aspettava un Pescara diverso oggi, Presidente, insomma l'obiettivo era quello di cercare di agguantare il terzo posto ma almeno di mantenere il quarto, invece non è andata come si pensava. Sì, anche se purtroppo quando giochi queste partite, come ho sempre detto, in playoff alla fine te le devi giocare le partite, quindi non devi fare calcoli e chiunque arriva non deve fare calcoli insieme a te, per cui forse si vedrà magari più gioco, meno perdite di tempo, meno ostruzionismi di qualsiasi tipo che purtroppo in questo campionato si vedono ogni partita, che qualche squadra che ti è dietro, se riesce ad ottenere qualcosa poi la partita diventa di 5 minuti. Deluso da qualcuno in particolare, Presidente? No, ma no, perché voglio dire, abbiamo fatto la nostra partita nel secondo tempo, abbiamo fatto la nostra partita, potevamo fare almeno altri 2 gol, non li abbiamo fatti e purtroppo ci sta che puoi sbagliare, così come magari in qualche partita hai fatto degli eurogol, oggi abbiamo sbagliato l'impossibile. Con la Carrarese però domenica prossima non si potrà sbagliare assolutamente? Nel modo più assoluto, se vuoi andare avanti non puoi sbagliare, è chiaro. Dispiace che, ripeto, dal possibile terzo posto arrivi quinto, però questo è il campionato e quindi giochiamocela fino alla fine. Bisognerà ora ricaricare le pile, c'è una settimana di tempo, insomma, l'auspicio è di vedere una squadra diversa contro i toscani. Ma a me la squadra del secondo tempo non è dispiaciuta, nel primo tempo è chiaro che giocare contro una squadra che in 11 si mette dietro la linea della palla non è mai facile. E trovare gli spazi, devi trovare una giocata, magari un calcio da fermo, una punizione, se hai la fortuna, la bravura di capitalizzare queste situazioni, magari poi gli altri si devono aprire, devono giocare per cercare di recuperare e tu hai qualità per fare male agli avversari, però se poi dopo quando arrivi là davanti non fai gol diventa un problema. Presidente, parlando della società, ci sono novità all'orizzonte, lei aveva detto qualche tempo fa, insomma, che entro un mese e mezzo si poteva chiudere, si poteva avere qualche notizia positiva sul fronte societario, cosa ci può dire? Guardate, è l'unico lavoro che sto facendo, da un anno a questa parte è l'unico lavoro che mi impegna veramente tanto, quindi sicuramente appena ci sarà la possibilità e appena ci saranno i tempi giusti qualcosa succederà. Quindi è questione di tempi? Ma non è che le operazioni si chiudono così in un giorno, anche perché comunque ci sono le fasi della due diligence, ci sono le fasi di guardare quello che tu hai raccontato alla gente, di fare toccare con mano quello che hai fatto, quello che c'hai, quello che non hai, quindi ci vuole il tempo suo, ma non, sicuramente è un lavoro che sto facendo e quindi lo porterò avanti perché è mia intenzione cercare di dare continuità alla società del Pescara, ma sicuramente lasciare la società. Presidente, qualche giorno fa la Guardia di Finanza era venuta negli uffici del Pescara per questioni riguardanti alcuni bilanci degli anni passati. Lei è tranquillo in merito a questa vicenda? Assolutamente sì, abbiamo dato tutto quello che ci hanno chiesto, siamo tranquilli, basta leggere la sentenza del 2017 per capire se dobbiamo essere tranquilli o dobbiamo essere preoccupati. Magari prendetevela e leggetela in modo tale che vi preoccupate meno pure voi. Io credo che la cosa assurda che in questa situazione è che siamo noi chiamati a dimostrare un qualcosa che, ma non perché giustamente la procura, la Guardia di Finanza fa il suo lavoro, se uno fa un esposto è giusto che si apra un fascicolo e si apra un'inchiesta, il problema è di chi fa l'esposto. Presidente, per chiudere, poche ore fa il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio ha speso parole importanti, positive, ha detto la società del Pescara è un esempio di continuità nel mondo del calcio in un momento difficilissimo per il mondo del calcio. Ma questo secondo me, sicuramente ringrazio il Presidente per le belle parole, ma questo sicuramente non fa
non è un qualcosa che probabilmente fa piacere a Pescara. Pescara è abituata a vivere di altre cose, probabilmente di apparenza, di far vedere, e quindi magari se avere una società che in questi anni non ha mai dato problemi a nessuno, non ha mai chiesto soldi a nessuno e si è sempre comportata bene, lo dicono i fatti, perché non abbiamo mai avuto penalizzazioni, non abbiamo avuto mai nulla, abbiamo costruito tanto. Io, voi fate, siete nello sport, forse nel calcio ancora prima di me. Pescara non credo che abbia mai avuto un settore giovanile, non credo che abbia mai avuto un centro sportivo, non credo che abbia mai avuto un convitto per i giovani, non credo un sacco di cose, però non va bene perché c'è Sebastiani. Allora Sebastiani se ne va e poi quello che viene farà meglio di Sebastiani, o quello che farà saranno fatti suoi, a me non mi interessa più di tanto.